Quanto può essere davvero innocuo un tirannosauro? Quanti segreti può in realtà nascondere un essere così apparentemente innocuo? La parola magica che si deve usare con Buzz è apparentemente, perché ricordatevi che non tutto è come appare. Tutto cominciò quando uno scienziato pazzo volle creare un misterioso animaletto domestico. Questo strano tipo però non aveva in mente di creare un animale domestico come un cane, un gatto, una tartaruga o altri simili. Egli aveva in mente qualcosa di assolutamente più inquietante e misterioso. Ma aspettate un attimo, iniziate a preparare i pannolini perché questa storia è creepy e se non l'avete ancora fatto, inserite il codice Kazu nel negozio di Brawl Stars KAZU, anche perché ho notato che di qua ci sono davvero tantissime offerte. Ah, poi abbiamo dei raddoppi a gettoni. Lo scopo di questo scienziato era di distorcere l'idea di animale domestico che c'è nel mondo. Molti vedono animali come cani o gatti come essere totalmente dolci ed innocui, ma lo scienziato voleva dimostrare esattamente il contrario. Voleva ricreare un feroce animale in grado di distruggere le vite delle persone e rovinarle per sempre. Tutto ebbe inizio nel covo segreto di Arraffa Gemme. In questo strano posto lo scienziato trovava terreno fertile per creare la sua creatura più maligna. Ricreò un seme particolare. Il suo nome era Ossus Malus. Era un semplice seme ricreato dai più cattivi e tormentati sentimenti dell'uomo. Infatti lo scienziato era riuscito in passato a concretizzare le emozioni e atteggiamenti più aspri della natura umana. Ipocrisia, egoismo, violenza, menefreghismo e chi più ne ha più ne metta. Tutti questi cattivi atteggiamenti li concretizzò e li fece diventare vapore e li iniettò all'interno di questo seme chiamato Ossus Malus. Andò nel giardino del covo segreto di Arraffa Gemme e seminò questo seme. Il giorno dopo incominciarono ad accadere già delle cose inquietanti. Infatti il giorno prima il giardino appariva fiorito e pieno di vita, mentre dopo invece tutti i fiori erano già appassiti. Il terreno ogni tanto emetteva anche strani versi, un misto tra ruggiti e rigurgiti. Lo scienziato annaffiava regolarmente la terra con una pozione che incentivava ancora di più la nube tossica che circondava il seme. La pozione era un misto fra acido e oggetti come occhio di rana o code di serpente. E questa storia andò avanti per circa 3 settimane. Qualcosa nel terreno incominciava a muoversi sempre di più. Lo scienziato non vedeva l'ora di vedere il frutto che stava creando. Cosa stava dando vita? Ma perché lo scienziato stava facendo tutto questo? Avete sicuramente capito che era uno schizzato, ma in realtà era ricercato dalla polizia. Egli infatti era un latitante, in quanto in passato aveva rapito moltissime persone assieme ai loro animali domestici e ci faceva sopra esperimenti davvero strani e purtroppo mortali. Una volta cercò di rapire una giovane ragazza di nome Shelly, ma venne scoperto e ci fu un'adrenalinica fuga dalla polizia. Da allora si rese conto che doveva per forza stare nascosto nel suo covo segreto in Arraffa Gemme e qualcuno al suo posto doveva continuare con gli esperimenti. Lo scienziato pazzo soffriva di una rara sindrome, ovvero quella di Muxin-Siller. La sindrome di Muxin-Siller consisteva nell'odiare vedere qualcuno qualcosa felice. Lo scienziato desiderava un mondo in cui tutti dovevano soffrire e un mondo all'interno del quale la tristezza e il tormento dovevano governare da sovrani. In particolare si soffermò sulla teoria dell'affetto reciproco fra animali e uomini, ma ancora più in particolare fra animali domestici e uomini. Molte ricerche infatti confermarono la teoria che spesso gli animali domestici fungevano da veri e propri antidepressivi per gli uomini, e questo per lo scienziato era assolutamente inaccettabile. Il suo scopo era quello di eliminare qualsiasi condizione terrestre affinché l'uomo potesse vivere una condizione imprescindibile di tristezza e vuoto interiore perpetuo. Ma questo suo desiderio nasceva da qualcosa successo nel suo passato. Infatti da piccolo venne abbandonato dai genitori perché non lo accettavano per una leggera malformazione al naso. Adottato felicemente da una dolce famigliola, visse anni felici. Indovinate un po', possedeva anche un animale
animale domestico. Tutto andò bene fino a quando alle medie non venne preso di mira per l'aspetto del suo naso e i bulli che incontrò lo perseguitarono per anni, fino a quando un giorno in parco lo scienziato stava portando a spasso il suo cagnolino e i bulli lanciarono con violenza un sasso che inizialmente doveva colpire lo scienziato, ma ciò non accadde perché i bulli sbagliarono mira e colpirono accidentalmente il povero cagnolino. Il cane purtroppo non ce la fece e questo avvenimento segnò nel profondo lo scienziato e lo portò ad avere una sete perpetua di vendetta. E impazzì definitivamente. Dopo un altro mese il terreno emise un forte boato e fece uscire da dentro un uovo gigante. Mancava davvero pochissimo alla schiusura dell'essere più malvagio dell'universo. Ma accadde qualcosa di strano. Infatti fuori dall'uovo comparve un foglio con sopra scritto: l'uovo si schiuderà in cambio del sacrificio del mio creatore. Lo scienziato rimase stupito da questa cosa perché non aveva la minima intenzione di sacrificarsi per il mostro all'interno dell'uovo. E sull'uovo comparve un ulteriore foglio con scritto: scrivere sì o no sull'uovo con la firma. Lo scienziato si prese un giorno di tempo per riflettere e decise che non ne valeva la pena di sacrificarsi per un mostro, tanto il vero mostro era lui stesso. Prese la penna e scrisse: no, non mi sacrificherò. E dopo un istante comparve un'altra scritta che diceva: domanda retorica, buon viaggio. L'uovo scoppiò come una bomba e l'esplosione fu talmente violenta che lo scienziato non ce la fece. Il mostro stava uscendo dal suo guscio e aveva già fatto la sua prima azione malvagia. Il suo nome era Buzz. Appena uscì dall'uovo si limò le unghie e decise di portare avanti il piano dello scienziato: sterminare qualsiasi animale domestico o condizione che rendesse felice un essere umano. Decise anche di farsi una doppia vita, di farsi conoscere dal popolo come un eroe o come un essere buono. Riuscì in poco più di 2 mesi a diventare bagnino di sopravvivenza duo. Per tutti lui era un eroe perché salvava vite, ma nessuno sapeva che in realtà lui era totalmente indifferente dalla vita delle persone e tutto ciò che in realtà voleva era quello di ingannare tutti. Quando andava in piscina aspettava la chiusura della stessa in modo che con la sua super si aggrappava ai pochi rimasti per rapirli e portarli nel covo segreto di Arraffagemme, ed era proprio lì che tutte le persone rapite si incontrarono. A tutti veniva messo sulla testa uno strano casco freddo e questo casco iniettava del vapore gelido in modo da rendere letteralmente freddo il cervello delle persone. Buzz, a differenza dello scienziato, ovvero il suo creatore, non voleva che le persone diventassero tristi, ma voleva che le persone diventassero totalmente indifferenti alla vita, e credetemi che questo è ancora peggio di essere tristi. Quando si è tristi almeno si ha la capacità di provare emozioni ed è questo che distingue l'essere umano dalla sua capacità di provare emozioni e sentimenti, belli o tristi che siano, ma il fatto di rendere neutre o senza sentimenti le persone era ancora peggio perché avveniva un vero e proprio processo di disumanizzazione. Ma Buzz era soddisfatto. Lo scienziato forse sarebbe stato un po' meno fiero, ma almeno la sua creatura sta portando avanti un piano malvagio. Lo scopo di Buzz era quello di rendere più disumani possibili le persone. Il suo raggio serviva a captare più facilmente le persone che sarebbero potute diventare oggetti da esperimento. Al contrario però Buzz adorava divertirsi facendo l'esperimento esattamente contrario. Provava a far provare ad una persona un'emozione all'ennesimo livello, quindi rendere una persona troppo felice o troppo arrabbiata o troppo triste. E la cosa terribile è che nessun umano reggeva ad un'elevazione così grossa delle emozioni. Ma fino a quando durerà questo piano malefico di Buzz? Questo purtroppo non lo sapremo mai. Questa storia andrà avanti fino a quando qualche gruppo di eroi non sospetterà qualcosa di strano e deciderà di intervenire una volta e per tutte. Ma questo avvenimento per adesso ci appare come un qualcosa di molto lontano, dato che lo scienziato ha letteralmente creato il mostro più malvagio, scaltro e furbo di sempre. Perfetto, perfetto, stanno arrivando i pannolini per la cacca a casa di tutti quanti. Voi intanto, se non l'avete ancora fatto, inserite il codice Kazu nel negozio di Brawl Stars KZU perché scade ogni 7 giorni e fatemi sapere se shopperete qualcuna tra queste offerte. Ah, ovviamente potete cliccare anche il logo di Brawl qui sotto. Ciao!